Questo è il setup utilizzato da Bahamut, perché mi sono dimenticato praticamente di farlo vedere. E quindi abbiamo Tifa, Matt e Sephiroth, che in questo caso sono tutti buildati con il non elementale. Partiamo da Tifa, che comunque possiede 11.000 HP, 169 di difesa magica, 8.000 d'attacco, quindi siamo messi abbastanza bene. Arma di Bahamut con Tiger Fangs per ridurre l'attacco magico, tutte materie che mi aumentano la difesa magica, e le sub weapon che invece aumentano attacco magico, abilità magica e ability in generale. Infatti, come potete vedere, maxato il boost in attacco, maxato il boost in magic ability e livello 5 invece per il boost ability generico. Le statistiche ve le ho già fatte vedere, quindi passiamo a Matt. Matt 13.000 HP, 169 di difesa magica, 3.007 in healing, con ovviamente centipede e amulet tribute per avere sia difesa fisica che difesa magica, arma ultimate, cura singola che può sempre servire e tutte materie che mi aumentano la difesa magica. Sub weapon invece siringone, tutte materie che comunque mi danno attacco magico all healing. La Bahamut Rod come sub per Matt è incredibile, healing buff debuff extension e HP buff debuff extension, proprio perché possiedo comunque il buff fisico e il buff magico che possono durare il più a lungo possibile. Boost healing a livello 10, buff debuff a livello 6, quindi direi un Matt assolutamente ottimo. Mentre invece Sephiroth un po' più basso in HP, leggermente più basso di Tifa in attacco magico, semplicemente perché utilizzo la Northern Light per abbassare l'attacco fisico di Bahamut quando effettuo il Dive Bomb, leggermente più basso anche di difesa magica con tutte le materie che ovviamente mi pompano questa statistica. Anche lui boost magico al 7, boost ability al 7, boost ability al 5, però ovviamente abbiamo delle, diciamo, delle armi che non mi danno diciamo più stats nell'attacco magico, quindi di conseguenza perdiamo un pochettino. Anche per lui tutte sub weapon che potenziano l'attacco magico e l'abilità magica e l'ability in generale, quindi direi che come build è abbastanza easy, e quindi questa è per l'appunto la build che ho utilizzato per Bahamut. Ok, passiamo al combattimento. Il combattimento, ragazzi, lo conoscete. Bahamut è praticamente identico alla X2. In questo caso abbiamo praticamente un combattimento identico alla X2, solo che forse è leggermente potenziato. È un po' più aggressivo rispetto alla X2. Però, raga, capite benissimo che arrivati a questo livello, diciamo, di gioco, non dovremmo avere grossi problemi appunto con questo boss, soprattutto con le armi che possediamo e con tutto quello che è il nostro diciamo la nostra crescita in generale del gioco. Qui, come potete vedere, nonostante la difesa a più 3 e il debuff di attacco magico a meno 3, mi ha fatto dei bei danni proprio perché sottolineo il fatto che appunto l'hanno potenziato un po'. L'hanno potenziato un po', però come potete notare Tifa e Sephiroth la barra del Mega Flare letteralmente la distruggono. Quindi l'hanno forse potenziato dal punto di vista dei danni, ma non l'hanno potenziato per altro. Cioè, come HP, come resistenza e come tutto è rimasto praticamente identico. Quindi subiamo in questo caso la doppia fiammata e utilizziamo la Ultimate di Matt per cleansare e poi successivamente prendere il buff di difesa magica. Qui, come potete vedere, con Matt ho rimesso la difesa magica, switch manuale in questo caso di difesa per subire l'attacco di Bahamut. Ve lo consiglio perché lui comunque fa dei bei danni, cioè nel senso, nonostante tutto fa comunque dei bei danni. Qui altra barra di Mega Flare che possiamo tranquillamente gestire. Utilizzo le limit, perché tanto essendo tutto non elementale posso utilizzare le limit quando voglio, giusto per abbassare immediatamente la barra del Mega Flare e quindi recuperare del tempo. Anche se c'è da dire che questo combattimento sono andato molto kamikaze, a dire la verità, bisogna avere anche un po' di fortuna, ma sono andato molto kamikaze e poi vedrete alla fine il perché.
Qui con Sephiroth inizio ad accelerare, quindi vado giù di Ultimate e inizio praticamente a fare più danni. Dive Bomb, attacco fisico, che è stato sempre un problema sempre un problema da Bahamut, però con Sephiroth, con appunto la Radiant, cioè con la Northern Lights, abbasso l'attacco fisico a meno 3, con doppio centipede porto a più 3 e, come potete vedere, sopravvivo a stento. Anche perché vi ricordo che comunque Bahamut prende questo bonus praticamente fisso di attacco fisico e magico, che comunque sia danno una spinta alle sue statistiche. Nonostante io debuffi e nonostante io comunque cerchi di portare il tutto a meno 3, a più 3, cioè riesca comunque a gestire le mie difese nel migliore dei modi possibile, purtroppo delle volte non si può fare nulla. Qui Umbral Frenzy, che mi viene effettuato con più 2 di difesa fisica. Sephiroth praticamente non sopravvive, quindi viene shottato e in questo caso non sopravvive, però arrivati ormai a un terzo degli HP, come potete vedere, ad HP rossi di Bahamut, cerco di rushare anche perché i danni comunque li posso fare. Dopo la fase a sigilli, Bahamut avrà praticamente 5 secondi eterni dove caricherà il suo Mega Flare finale, e quindi se siete riusciti ad arrivare ad HP rossi e tramite la fase a sigilli vi viene targettato il non DPS, come in questo caso Matt, non avete più bisogno di trattenervi, quindi non cambiate neanche più la stance, andate direttamente di danni fissi come potete. Io qua, ovviamente giocando in auto, ha switchato in difesa per tentare magari di farlo sopravvivere, però come potete notare Matt non ci sopravvive. E quindi qui adesso sono rimasto solo con Tifa, però ecco, subisco l'attacco che non mi aspettavo, quindi fate attenzione all'ultimo attacco, dopo tutte le sferrate. E qui invece adesso potete tranquillamente pushare, quindi Bahamut qui al solito caricherà appunto il suo Mega Flare, quindi io continuo praticamente a pushare con Tifa facendo danni, quindi avete questi 5 secondi interminabili dove dovete buttarlo giù. Se riuscite a buttarlo giù in questa fase, non dovete preoccuparvi se gli altri vi muoiono o meno. Se invece giustamente vi vengono fatti fuori DPS, purtroppo c'è poco che potete fare. Utilizziamo anche la limit per avvantaggiarci ancora un altro pochettino, e come potete vedere Bahamut sta letteralmente crepando, anche perché dopo che Bahamut si sarà potenziato in questi 5 secondi avrà la barra di Mega Flare che sarà lentissima da caricare, quindi potete veramente rushare, avete tutto il tempo per poter rushare, quindi se riuscite a fare tanti danni sicuramente poi potrete buttarlo giù con estrema facilità. Io ripeto, sono andato molto kamikaze perché ero sicuro di poterlo buttare giù, dovevo avere un po' di fortuna con i target dei miei, diciamo, dei miei alleati, che per l'appunto mi dovevano targettare quelli specifici, quindi o Sephiroth, Tifa e poi Matt, perché se mi avesse targettato entrambi i DPS avrei dovuto resettare. Però in questo caso, ragazzi, non demordete, perché comunque il target della fase a sigilli è randomico, quindi prima o poi deve riuscirvi la run di quella corretta. Detto questo, non c'è altro che io debba dirvi, spero che il video possa esservi stato utile e ci becchiamo alla prossima.